Il mare nasconde terribili segreti, da fenomeni insidiosi che ti uccideranno in una frazione di secondo a una regione inimmaginabilmente inquinata. I pericoli dell'oceano non sono da sottovalutare, ma a quali cose inquietanti dobbiamo prepararci durante la nostra prossima immersione? Cosa si nasconde dietro questi inquietanti segreti marini? E perché una mossa sbagliata può costarci la vita? Qualche tempo fa una telecamera ha ripreso un incidente molto strano. Nel filmato si vede un granchio che viene trascinato in un tubo del gas sottomarino come per magia. Quando il crostaceo si avvicina alla stretta fessura del tubo, viene catturato da una morsa invisibile e scompare completamente all'interno del tubo. Senza saperlo, la creatura marina è stata vittima di un pericoloso fenomeno noto negli ambienti subacquei come Delta P. In parole povere, si tratta della pressione differenziale che si verifica quando l'acqua scorre da un'area ad alta pressione a un'area a bassa pressione. Se l'acqua non scorre, il rischio è praticamente nullo, ma ci sono numerose situazioni in cui può verificarsi il risucchio della morte. Ad esempio, aprendo una valvola, avviando una pompa o tagliando una cavità. Questo pericolo non riguarda solo i granchi, ma anche gli esseri umani. Nel 2015 Luke Seabrook si è recato alla centrale mareomotrice Nova Scotia Power di Annapolis Royal in Canada per ispezionare una paratoia sott'acqua. Ma il 39enne padre di famiglia non sarebbe sopravvissuto all'immersione di routine. Si scoprì in seguito che la paratoia non era completamente chiusa e Luke rimase intrappolato dalla forza dell'acqua. Non appena ti rendi conto di essere stato intrappolato in una tale risacca è già troppo tardi. Non puoi vederla e non puoi sentirla arrivare. Visti i rischi ben noti del Delta P, si potrebbe pensare che gli standard di sicurezza siano elevati e che gli incidenti mortali siano rari, ma non è così. Un'analisi condotta nel 2016 ha rilevato che il Delta P è responsabile di quasi un quarto di tutti gli incidenti subacquei mortali, e la maggior parte di questi tragici incidenti è dovuta a un errore umano. Per questo motivo le azioni delle rispettive aziende vengono talvolta criticate pesantemente. Gli attivisti per la sicurezza chiedono che l'industria utilizzi un maggior numero di tecnologie controllate a distanza, tra queste ad esempio i dispositivi di misurazione elettronica per controllare il flusso dell'acqua, che possono rilevare i pericoli prima che qualcuno entri in acqua. Inoltre, gli esperti del settore idraulico dovrebbero verificare in anticipo i piani di immersione. Questo sito di immersione è una fossa comune. Situato sulla costa egiziana del Mar Rosso, il Blue Hole può vantare due titoli molto contraddittori. Da un lato è uno dei siti di immersione più popolari al mondo, ma dall'altro viene spesso descritto come il sito di immersione più pericoloso in assoluto. Sebbene il Blue Hole vero e proprio sia un grande buco nella parte superiore della barriera corallina, che in alcuni punti scende verticalmente a 110 metri di profondità, ha anche un collegamento con il mare aperto. È noto come l'arco o la cattedrale per la sua forma caratteristica. Tuttavia, immergersi attraverso questo passaggio è considerato estremamente pericoloso anche per i subacquei più esperti. È possibile farlo solo se si superano i limiti di profondità stabiliti dalle associazioni subacquee. Se vuoi conquistare la cattedrale, devi assolutamente avere esperienza in immersioni profonde e l'attrezzatura adeguata, con una speciale miscela respiratoria. Inoltre, all'interno della cattedrale possono verificarsi correnti insidiose e imprevedibili. Anche un problema inaspettato è sufficiente a far perdere l'equilibrio al subacqueo e a innescare una catena di eventi pericolosi per la sua vita. Gli incidenti subacquei mortali nel Blue Hole sono stati registrati statisticamente dal 1997 e nel 2011 vi erano morte 130 persone. Si stima che dall'inizio del turismo subacqueo, all'inizio degli anni 80, siano morte qui circa 300 persone. La maggior parte delle vittime sono subacquei esperti di sesso maschile, ma solo pochissimi di loro vengono recuperati in seguito. Poiché i corpi di solito affondano sul fondale, la maggior parte di essi non lascia mai la tomba bagnata. Di conseguenza, i parenti spesso non hanno altra scelta che visitare le innumerevoli lapidi commemorative attaccate alla parete rocciosa. È questo il segreto del Triangolo delle Bermuda? Quasi nessun'altra area marina è sospettata di essere in combutta con forze diaboliche come il famigerato Triangolo delle Bermuda. Situato tra la Florida, Porto Rico e le omonime Bermuda, il Triangolo del Diavolo è stato più volte teatro di incidenti misteriosi. A quanto pare sembra che inghiotta gli aerei e le navi che lo attraversano come per magia, per poi non risputarli più fuori. Uno dei casi più noti di persone scomparse è la storia del Volo 19. I 5 bombardieri americani e l'aereo di ricerca sono scomparsi da quasi 80 anni. Lo stesso vale per la nave carboniera USS Cyclops e l'aereo passeggeri Star Tiger. Ma qual è il retroscena di questi inquietanti eventi?
Esiste una spiegazione per i misteri del triangolo delle Bermuda che non abbia a che fare con creature demoniache e magia nera? Sì, esiste. Un team di ricercatori provenienti da Germania, Giappone e Stati Uniti ha scoperto un gigantesco deposito di ghiaccio di metano nel triangolo delle Bermuda e potrebbe aver risolto il mistero delle navi e degli aerei scomparsi. I grumi di idrato di metano possono formarsi sul fondale marino sotto la pressione delle profondità. Se si verificano cambiamenti di pressione e di temperatura, il metano fuoriesce dai blocchi di idrato e in determinate circostanze viene sparato in modo esplosivo e in quantità enormi verso la superficie dell'acqua. Le piccole bolle di metano che salgono in superficie formano una miscela di gas e acqua con una densità inferiore a quella della normale acqua di mare. Se una nave dovesse navigare su questo tappeto insidioso, potrebbe affondare bruscamente e scomparire nell'oceano. Questo processo avviene così rapidamente che l'equipaggio a bordo non ha nemmeno il tempo di lanciare una richiesta di soccorso. Questa spiegazione per le navi scomparse sembra abbastanza plausibile. Ma che dire del caso degli aerei? Il gas sale in cielo e si incendia nei motori degli aerei? Ebbene sì, è proprio questo il sospetto degli scienziati. Un sottomarino contaminato radioattivamente giace nell'oceano Artico. Il 7 aprile 1989 l'incubo di ogni equipaggio di un sottomarino si trasformò in una terribile realtà. Quando il sottomarino nucleare sovietico Kosmolets si trovava a una profondità compresa tra i 150 e i 380 metri, una valvola della linea d'aria ad alta pressione scoppiò, causando l'incendio dell'olio in uscita. Sebbene l'equipaggio sia riuscito a dirigere il battello verso la superficie e ad abbandonarlo in gran parte, non è stato possibile contenere le fiamme. Dopo qualche ora, lo scafo si ruppe e il Kosmolets affondò sul fondo del mare di Barents, nell'oceano Artico. Naturalmente questo valeva anche per i due reattori, l'uranio e il plutonio a bordo, che da quel momento in poi rimasero inattivi in una delle zone più ricche di pesci del mondo. Molti dettagli dell'incidente non sono ancora chiari, ma alcuni indizi fanno pensare che il Kosmolets sia stato vittima di un progetto difettoso. Circa 3 anni dopo l'incidente, una nave da ricerca ha scoperto innumerevoli crepe lungo l'intero scafo a pressione del Titan. Ufficialmente però non è stato rilevato alcun pericolo acuto di contaminazione radioattiva. Le immersioni successive rivelarono che l'acqua di mare aveva iniziato a decomporre i rivestimenti dei siluri nucleari. Poco dopo si scoprì che il plutonium-239 fuoriusciva dalle testate e il pozzo dei siluri fu sigillato. Da quel momento in poi i responsabili accarezzarono anche l'idea di recuperare il Kosmolets, tuttavia questa impresa non solo sarebbe stata estremamente costosa, ma anche estremamente rischiosa. Lo scafo avrebbe potuto rompersi durante il recupero, motivo per cui alla fine si decise di sigillare il relitto con una massa gelatinosa. Completato nel 1996, lo scafo è destinato a fornire protezione per 20-30 anni. Tuttavia questo marchio si sta rapidamente avvicinando alla fine, ma non si sa ancora quali saranno le prossime misure. Poiché le piccole quantità di cesio-137 che fuoriescono si diluiscono molto rapidamente, attualmente non c'è alcun rischio per la vita marina o per la popolazione circostante. La testimonianza tossica dell'umanità. Cosa si fa con i rifiuti chimici pericolosi? Semplicemente li scarichi nell'oceano. Quello che all'inizio sembra uno scherzo di cattivo gusto è in realtà la triste realtà. Molte aziende industriali hanno usato il mare come discarica naturale per decenni. Qualche anno fa, decine di migliaia di barili di rifiuti sono stati scoperti al largo della costa di Los Angeles. Particolarmente sensibili, tra le sostanze scartate c'era il cosiddetto DDT, un pesticida utilizzato fin dagli anni 40 per uccidere gli insetti. Tuttavia, poiché la sostanza era sospettata di essere cancerogena, negli anni 70 il suo uso è stato vietato nella maggior parte dei paesi industrializzati. Ora gli scienziati hanno scoperto che la sostanza chimica è molto più persistente di quanto si pensasse. I ricercatori sono stati in grado di rilevare sul fondale marino il DDT originale di 70 anni fa. Nel dettaglio, la contaminazione interessa un'area più grande di San Francisco. Un tempo la California meridionale era il centro della produzione americana di DDT. La Montrose Chemical Corporation di Torrance produceva l'insetticida in enormi quantità. Prima che il Congresso imponesse un divieto, tra la Seconda Guerra Mondiale e gli anni Ottanta, venivano scaricati al largo della costa 2000 barili di fanghi contenenti DDT al mese. A volte gli operai facevano anche dei buchi nei barili per farli affondare più velocemente. Alla fine del 2020 il LA Times ha rivelato che la costa di Los Angeles è stata utilizzata come discarica di DDT. L'indagine che ne è seguita ha rivelato più di 25.000 barili e un totale di 100.000 oggetti costruiti dall'uomo.
Le analisi più recenti hanno dimostrato che lo strato più concentrato di DDT si trova a circa 6 cm di profondità nei sedimenti. Le reti a strascico e la posa di cavi potrebbero quindi riportare rapidamente la sostanza chimica in superficie, così come gli animali in cerca di cibo sul fondo marino. Questa sostanza è già associata a effetti nocivi sulla fauna selvatica. Ad esempio, il tasso di cancro nei leoni marini è aumentato in modo significativo negli ultimi decenni. Vuoi scoprire presto i segreti più terrificanti dell'oceano? Allora cosa aspetti? Iscriviti subito e non perdere mai più un video emozionante.